dottoressa non ha voluto farlo, quindi tocca a me dire due parole, ma non sapevo cosa dire, sia perché ieri visto che comunque c'era la mia consueta, rifosiliare nel parlare in pubblico, e in privato sapete che sono anche un po' loco, ma in questi casi invece veramente ho delle difficoltà. E che cosa dire, oltre quelle alcune parole che ho scritto nell'indicino, che fortunatamente quindi sembra non essere state affette da problemi di tipografia. Giovanni Sereni l'abbiamo conosciuto tutti, e proprio perché l'abbiamo conosciuto allora siamo qui a ricordarlo. Era un vero soldato e credeva in determinate cose, e per queste cose fino all'ultimo, si è speso. Vorrei a questo punto, per le mie evidenti difficoltà di parola, chiamare Peppino Catenacci, che ha condiviso con Giovanni Sereni un'esperienza importante, quella della Nunziatella, e che vi dico nelle brevi parole che ho scritto e che trovate nel mio libretto, forse consapevolmente più quello in la, diciamo, in la, un incontro con la Nunziatella che se non può il destino di Giovanni Sereni, forse all'epoca non se ne rendeva nemmeno conto, ma è stato credo che il primo incontro con quel volume che lui poi ha tanto amato, e di cui, come ho scritto nel mio vicino, ma è vero, è stato fino alla morte fedelissimo. Pregherei Peppino, se senti di due parole, meglio di me e più autorevolmente di me su Giovanni Sereni, anche in relazione al suo essere un anzianissimo, credo, se dico bene.